Premettendo che il 2-1 è un risultato che mi tengo, perché 1-0 al ritorno passi, devi farlo 1-0. Però raga, ma mi spiegate perché dobbiamo fare sempre, mi giro di qua, sempre cazzate. C'è sempre una cazzata da fa. C'è sempre una cazzata. Allora, a parte dal primo minuto, io l'ho detto dal primo minuto, vincevamo e lo dicevo, pareggiavamo 0-0 e lo dicevo, 1-1 e lo dicevo. Ma mi spiegate perché De Rossi ogni volta che giochiamo la Champions, che sia un turno eliminatorio, quindi che sia ottavi d'andata, ottavi di ritorno, playoff, quello che vi pare a voi, deve sempre entrare a cannone. Oggi sarà entrato 6 volte a cannone, ragazzi, in spaccata. Che significa in spaccata? E 6 volte hanno superato, fra le altre cose, non c'entra con i gol, ma è importante dirlo. Che vuol dire spaccata? Che se tu prendi la gamba te danno il rosso, e dovresti saperlo perché non è la prima volta che ti succede. Quindi perché continui a farlo partita dopo partita? Comunque, a parte questo, migliore in campo Cengiz Yundar, raga, è veramente forte, io non ho più parole per descriverlo, è veramente veramente forte. Cioè ha fatto praticamente tutto lui, lanci, aperture, dribbling, se n'è andato fra quattro, ha fatto praticamente tutto lui, ha trovato anche il gol dell'1-0, molto molto bello. Peccato perché io penso che non si possa prendere in casa loro in vantaggio 0-1 il gol del pareggio in contropiede. Cioè mi sembra proprio una presa per il culo, mi sembra una presa per... cioè tu prendi il gol del... ma ci rendiamo conto che vuol dire prendere il gol del pareggio in contropiede in casa loro quando stai vincendo? Cioè io, a parte stai vincendo, grazie, il gol del pareggio, un gol in contropiede in casa loro e stai vincendo, e 0-1 è proprio il risultato migliore che potevi sperare. Perché? Mi spieghi perché? Perché hai dovuto fare stas? Perché ti sei dovuto buttare in avanti? Per fare cosa? Ok, ci sta a non fermarsi, ci sta a cercare il 2-0, il raddoppio per chiuderla, va benissimo, ci sta, io questo non lo metto in dubbio. Però ragazzi, non è mai proprio possibile solamente pensare di poter andare tutti in avanti e poi trovarsi in un contropiede con solo Florenzi, con solo Manolas. Poi Florenzi, io ragazzi, allora l'abbiamo detto tutti, però questo è un problema che ci siamo posti quest'anno, sia in estate che adesso. Comunque in estate poco perché c'era Karsdorp, anche se è venuto rotto. Adesso in inverno tu sapevi che non c'avevi Karsdorp, rotto, Florenzi che non è un terzino, Bruno Perez che fa cagare. Oggi raga, Bruno Perez ha salvato un gol, non sa manco lui come ha alzato un piede e gli vanno dati i meriti. Prima di quel salvataggio ha perso 9 palloni, ma ha preso il gol dell'1-1 e siamo andati proprio con la testa china, proprio ci siamo stati sottomessi come delle merde. Ora mi spiegate perché non è mai possibile che la Roma prende un gol, l'1-1, e dice cazzo ora glielo rifaccio. No, noi prendiamo un gol, disperati, distrutti, ammazziamoci, ma perché? Ma ringraziamo quel santissimo Alisson. Alisson, ragazzi, aveva fatto una squadra, ha fatto 5-6 miracoli oggi. 5-6, ma ce ne rendiamo conto, 5-6 miracoli? Quanti cazzo sono 5-6 miracoli? Poi, a parte questo, Florenzi, ogni volta che Bernard lo puntava, lo mandava al bar. Santo Dio, questi vede che non è un terzino. Bruno Perez, non ne parliamo. Hai sbagliato a non prendere un terzino. Poi, attenzione, a me piace tantissimo il 2-1. Perché qualunque vittoria, cioè quasi qualunque vittoria di due reti o comunque anche una vittoria per 1-0, ti permetterebbe di accedere al turno successivo. Il problema, ragazzi, è che loro segnano come cani, loro corrono come cani. E questo ti porta inevitabilmente poi a prendere gol. Oggi ragazzi, inguardabili. Ragazzi, allora, primo tempo ottimo, ero contentissimo. Era una Pasqua, non ci potevo chiedere. Una Roma che gioca bene in Champions, ma scherziamo, così passiamo sicuro il turno. Secondo tempo non siamo scesi in campo e mi dispiace, mi rode ancora più il culo. Dzeko, sono contento che ha fatto l'assist. Bene, per il resto 4 ragazzi, 4. Ogni stop, ogni pallone, ogni straccio bagnato che gli arrivava a fare piedi, tirava una cagata verso la porta e nemmeno lo stoppava. E io penso non sia possibile, non è possibile.